Oggi parte la rassegna I libri del Grifo, è il primo appuntamento dedicato a un Agrigento intima. Sì, è un percorso questo che geograficamente, temporalmente si sposta in Sicilia, quindi parte da Agrigento con questo libro di Angelo Pitrone e poi il giorno 20 ci sarà la tappa nel Belice, con i passaggi del Belice, uno sguardo su un territorio con una duplice prospettiva, prima e dopo il terremoto. E poi andremo a Riesi il 27 aprile. Per raccontare un'esperienza degli anni 60 e 70 del secolo scorso, assolutamente straordinaria e visionario, oserei dire. Poi si riprende a maggio il 4 con un omaggio a Sebastiano Tusa, un momento di commemorazione, ma anche un momento di riflessione su quando i progetti di Sebastiano Tusa continuano a essere in itinere, grazie all'attività della fondazione a lui dedicata e guidata dalla moglie, la dottoressa Livigni, che sarà presente. E poi ancora seguirà il libro di Francesca Patti, che sarà un'indagine su quelli che erano gli istituti femminili nell'Agrigento del XVI secolo. E poi un altro salto indietro nella storia con l'Agrigento arcaica, raccontata da Roberto Tedesco nella sua interpretazione molto particolare, e parla di Falaride e tutto il mondo che girava in quel momento intorno a Falaride. Chiudiamo il 25 maggio con il libro di Giuseppe Barbera, Agrumi. Barbera racconterà di come questi frutti sono stati veramente molto importanti nella storia dell'umanità e abbiano accompagnato l'uomo in vicende anche molto, molto tormentate. Racconta il mio rapporto con questo luogo, un rapporto molto antico, insomma. Io inizio a interessarmi di fotografia dal secondo liceo, quindi intorno al lontano 1972, ma queste immagini sono però realizzate negli ultimi circa 15 anni di attività e vengono tutte da una tecnologia nuova che è quella del digitale. Ma io il digitale lo intendo sempre in maniera tradizionale, cioè per me non c'è l'elaborazione che trasforma l'immagine, che la inventa. Io quello che vedo l'ho inventato quando l'ho fotografato, per me è quello. Quindi che il supporto sia con una tecnologia o un'altra ha poca importanza. È una città con molte contraddizioni che tutti gli agrigentini conoscono bene, quindi è inutile che glielo ricordi, perché tanto ci conviviamo tutti i giorni. Però io la voglio vedere così come la vivo, nel suo quotidiano, anche nei monumenti, anche nelle pietre, esiste una quotidianità che è diversa da quella della visione del turista o di chi viene in una città a fotografarla, sta una settimana e poi porta via solo le immagini. Ecco, raccontano un vissuto di questa città, credo.